Sfortunatamente oggi la maggior parte delle spiagge sono ecosistemi fragili e a rischio. Sempre meno sabbia arriva al mare, sia perché l'uomo ha costruito lungo il corso dei fiumi dighe e sbarramenti, sia perché lungo le coste negli anni l'uomo ha costruito porti commerciali, industriali e turistici. La poca sabbia che arriva dai fiumi non è più libera di muoversi lungo la costa e alimentare le spiagge, perché bloccata dalle strutture rigide che formano i porti e le opere di difesa. Inoltre, a causa dei cambiamenti climatici, le mareggiate invernali sono sempre più frequenti e allontanano la sabbia dalle spiagge, trasportandola verso il largo. La presenza di barriere emerse e sommerse, costruite con l'intento di proteggere la spiaggia dall'erosione, rallentano o impediscono del tutto il naturale ritorno della sabbia verso la spiaggia. Sono questi i principali motivi per i quali le spiagge vanno incontro a quel fenomeno noto come erosione costiera. Inoltre, la grande quantità di turisti, che soprattutto nei mesi estivi affolla le spiagge della nostra penisola, è senz'altro una grande fonte di disturbo per questo delicato ecosistema. Bagnanti poco attenti lasciano grandi quantità di rifiuti sulle spiagge, che si aggiungono a quelli riversati in mare dai fiumi e trasportati fin sulle spiagge dalle correnti marine. Comportamenti poco rispettosi, adottati dai fruitori della spiaggia, quali il calpestio delle dune, la raccolta di piante, conchiglie e sabbia come souvenir, anche se in apparenza innocui, contribuiscono a danneggiare l'equilibrio naturale della spiaggia. Anche la rimozione delle banchette di posidonia spiaggiata, che costituiscono una protezione naturale della spiaggia, rimosse perché maleodoranti e mal tollerate dai turisti, rappresenta una di quelle attività da evitare per non danneggiare il delicato equilibrio della spiaggia. L'erosione, l'inquinamento, la costruzione di porti e di opere di difesa danneggiano habitat e specie marine, preziose per l'equilibrio dell'ecosistema spiaggia. Le dune si sgretolano e piante e animali associati scompaiono. Le preziose foreste sottomarine di Posidonia regrediscono, con conseguente perdita di biodiversità. Come avrete capito, lo sviluppo economico e della società hanno un grande impatto sull'ambiente e anche sull'ambiente della spiaggia. Come possiamo limitare e gestire questi impatti? Dovremmo batterci per fermare lo sviluppo economico o modificare gli usi e costumi della società per garantire la tutela dell'ambiente? Rispondere a questa domanda non è semplice, ma quello che sicuramente è giusto fare è ripartire dall'ambiente, mettere al centro la salvaguardia del nostro pianeta. Il nostro compito, il vostro compito, è osservare e conoscere gli ecosistemi, gli habitat e le specie nel loro insieme, conoscerne il ruolo e le dinamiche, perché ogni sistema naturale ha in sé la capacità di autoripararsi, di autoproteggersi, sempre che non vengano superati certi limiti. Come diceva il grande esploratore Jacques Cousteau, conoscere il tuo pianeta è un passo verso il proteggerlo.